scopriamo insieme i buoni propositi di Seba per il 2018, sperando che vengano mantenuti, non come quello di vado in palestra a gennaio, che sappiamo tutti dove finisce. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su un nuovo video. Oggi parleremo dei buoni propositi che ha Sebastiano Serafini per il 2018. Se siete nuovi a questo canale non dimenticate di iscrivervi, condividere questo video e lasciare un mi piace. Bene, allora io come ogni anno, oggi è il primo dell'anno, mi piace fare un best propositi per il 2018. Quindi, allora, siamo qui e vi dirò le 10 cose che mi piacerebbe che si avverassero in questo nuovo anno. Allora, la prima cosa che mi piacerebbe fare è continuare a fare video tutti i giorni, almeno quasi tutti i giorni, diciamo, e almeno boh 300 visite al giorno. Poi mi piacerebbe fare uscire un nuovo album, come ha fatto l'anno scorso, che sarebbe una bella cosa. Ormai sono 2 anni che va avanti questa tradizione, che a novembre rilascio un nuovo album e spero di poterlo fare anche quest'anno. Spero che vi piaccia, ovviamente. Poi mi piacerebbe far uscire un cortometraggio, in realtà sto già un po' lavorando, a dire la verità, un cortometraggio con Aki e Joy. Poi mi piacerebbe scrivere una canzone per Yuriko Tiger, come ha detto nel video in cui parlavamo di Visual Key, quindi una bella cosa. Poi mi piacerebbe uscire in un film italiano, che forse ci sarà, magari verso maggio, chissà. Poi mi piacerebbe fare una canzone per i videogiochi, per un videogioco giapponese, anche questa è una cosa che già in realtà sto un po' lavorandoci. Mi piacerebbe un po' ripassare il cinese e magari andare un mesetto a Taiwan o in Cina per ripassarlo un po', perché è una lingua che comunque ho studiato, è una lingua che mi piace molto, è una lingua che mi piacerebbe riprendere. Poi mi piacerebbe girare almeno 4, ma a dirvi la verità almeno 6, dai, nuovi music video anche quest'anno nel 2017 ne ho fatti 8, magari riuscirne a fare un po', magari però quest'anno cercherò di fare magari dei video un po' più high budget rispetto all'anno scorso, però magari farne un po' meno. Oddio, non che quelli del 2017 siano costati poco. Poi mi piacerebbe almeno 10.000-15.000 nuovi iscritti, quindi continuate a iscrivervi, iscrivete i vostri amici e nemici. E poi come ultima cosa mi piacerebbe fare, come ormai tradizione dall'ultimo Natale, fare un altro albero di Natale, questa volta con ancora più gente, perché io credo che da qui a Natale ci saranno un sacco di nuovi iscritti, quindi riproporrò l'albero di Natale che ho realizzato l'anno scorso anche quest'anno. Chissà quanta gente ci finirà sull'albero di Natale e quanti post me ne devo comprare, quindi spero di poter fare anche quello. In ogni caso vi ringrazio tutti per il supporto che mi state dando, per queste possibilità che sto avendo, perché io comunque ho sempre avuto un canale, io ho sempre fatto musica in inglese, quindi poter fare un canale italiano è un po' una novità. Spero che vi piaccia e continuate a iscrivervi e condividete questo video. Ciao ciao! Can't you look at